bellissima la giornata di oggi a Platania per questo evento che ha visto una prima parte, in una prima parte l'intitolazione del museo al dottor Valentino De Fazio, che era nato a Platania, un grande scienziato, un cardiologo di chiara fama all'epoca sua, che ha compiuto ricerche, insegnamento in Italia e all'estero, e che è stato degnamente festeggiato intestandogli il museo di storia naturale e di micologia, che avrà una sezione di medicina. Questa sezione di medicina è stata organizzata con strumentazioni di medici platanesi dal 1850 in poi, tutti i medici condotti di Platania, e da pannelli illustrativi che costituiranno una sezione specifica del Museo di Storia Naturale del Paese. Ma ancora più bella, se si può, è stata la manifestazione in cui si è rievocata la figura del professore De Fazio, la sua umanità, la sua capacità di essere profetico nel campo della ricerca cardiologica, conducendo ricerche nel campo delle cardiopatie di tutti i generi, valvolari, le cardiopatie primitive, le malattie del circolo cardiaco coronarico, le valvole cardiache e l'ipertensione polmonare e così via, tanti capitoli della cardiologia che poi si sono andati sviluppando negli anni e che lui aveva, diciamo così, iniziato in anni in cui anche i mezzi e le possibilità erano ridotte in Italia, per cui lui è stato uno dei primi esempi di migrazione dei cervelli, è andato prima in Svezia e poi ha insegnato negli Stati Uniti. Purtroppo la sua giovane vita è stata stroncata a soli 40 anni e non ha potuto continuare quell'attività di ricercatore e di medico che lui svolgeva anche qui ad Accaria e che vedeva sempre una processione di malati che volevano essere visitati da lui. Poi c'è stata la storia, l'evoluzione della cardiologia dall'epoca sua, dagli anni 50 ai giorni nostri, con il dottor Ceravolo, il primario della cardiologia di Lamezia, che ha fatto un bellissimo excursus sulla storia della cardiologia degli ultimi 70 anni. Infine, ciliegina sulla torta, il premio intestato appunto a Valentino De Fazio e che sarà biennale a Platania e che per la prima volta, la prima edizione, è stato consegnato al dottor Italo Porto, che non è nato a Platania ma è figlio di Platanesi Doc, nipote di Platanesi Doc, con tutta, diciamo, la sua famiglia di origini platanesi. Lui adesso è professore ordinario e primario a Genova, ha fatto lavori scientifici di altissimo livello con oltre 200 pubblicazioni, numerosissimi congressi, ha vinto premi internazionali e quindi è stato subito identificato come il più degno per ricevere questo premio Valentino De Fazio, che comunque avrà una cadenza biennale e che sarà dedicato a delle personalità scientifiche che si sono distinte nel campo della ricerca, della cultura scientifica in genere.